Ciao amici! Vi hanno mai chiesto che cosa farete da grandi? E voi cosa rispondete? Io per fortuna sono uno scienziato affermato e sono a posto. Vediamo. Le forbici le ho. Una bella salopette blu ce l'ho. Piante, a voglia, in giardino c'è pieno. Una scala. Un tagliaerba. Quello non ce l'ho. Però me lo daranno loro, mica posso avere tutto io a casa. Un libro sulle piante ce l'ho. Ecco un mestiere fatto per me. Il giardiniere! Sei sempre il solito, Renato. Ma credi davvero che fare il giardiniere sia cosa facile? Non ci si improvvisa e soprattutto, chi avrà il coraggio di affidarti fiori, piante o giardini? Ma è la mia passione fin da quando ero piccolino. Già mi vedo con la mia bella salopette blu, la paletta, il secchiello. Sì, in spiaggia con i bambini a fare le buche. Anche questa volta hai preso una bella cantonata. Lasciatelo dire, per fare il giardiniere devi studiare tantissimo. Conoscere piante, fiori e le loro stagionalità, gli insetti e i parassiti che potrebbero colpirle. Soprattutto ti dovrai alzare presto la mattina. No! La mattina presto proprio no. No, ma scusa, ma le piante e i fiori non hanno fretta. Io pensavo che bastasse avere una bella salopette. Poi vabbè, sì, un po' di studio, ma mica le devo inventare io le piante. In caso una potatina qui, una lì. Per fare il giardiniere bisogna frequentare l'istituto agrario, conoscere le caratteristiche delle piante, i parassiti e i rimedi per curarli. Puoi frequentare corsi di specializzazione specifici per tipologia, ad esempio piante da frutto, piante aromatiche, fiori, erbe. Che confusione! Fai sempre le cose difficili. Io mi vedevo già nei giardini a divertirmi. Caro Renato, continua a sognare, ma dobbiamo dire ai nostri amici che il percorso è bello e affascinante per chi ha il pollice verde. Questo è un mestiere fantastico. Bello! Mi hai convinto! Io intanto continuo a fantasticare e la salopette blu me la metto lo stesso. Ciao! Ciao, e al prossimo mestiere!